una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde e con lo splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con la ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. L'Oasi San Francesco offre servizi di fisiochinesiterapia, riabilitazione psicosociale, acustica, logopedistica ed assistenza sociale per anziani. L'Oasi San Francesco è disponibile ad offrire una visita guidata o semplicemente a fissare un appuntamento contattando la reception ai seguenti numeri 081 06 01325 oppure 081 871 0109. Oasi San Francesco, salita Quisisana 30, Castellammare di Stabia, Napoli. RSA oasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Siamo in compagnia di mister Berini a termine di questo 0-0 fra Juve Stabia e Reggiana. Possiamo dire, mister, una partita preparata così dalla Reggiana, con un secondo tempo in cui diciamo alla fine siete riusciti a creare anche qualche occasione importante. Ecco, ma è una preparazione così della partita o è proprio la partita che è andata così e quindi la Reggiana ha avuto difficoltà nel primo tempo? Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà perché loro hanno lavorato tantissimo per cercare di non fare sviluppare i nostri temi di gioco, le nostre uscite. In più noi eravamo un po' timidi e non abbiamo rischiato come rischiamo di solito. Poi naturalmente la Juve Stabia è calata e noi abbiamo cominciato a fare il nostro gioco, il nostro palleggio e è andata bene, insomma. Potevamo forse rischiare qualcosina in più alla fine, ma ormai era quasi acquisita la situazione. Però erano arrabbiati, chi è entrato era un po' arrabbiato perché ha detto potevamo rischiare un po' di più. Ecco, alla fine queste partite si giocano sui 180 minuti, però diciamo, ecco, il fatto di avere due risultati su tre può essere un vantaggio per la Reggiana o uno svantaggio magari di impostare la partita in un certo modo? Oggi l'abbiamo impostata così, anche perché se, non so se lo sapete, noi abbiamo due difensori fuori che non ci permettevano di giocare con la linea 4 come abbiamo sempre fatto. Quindi abbiamo fatto di necessità virtù, abbiamo giocato a 5, gli attaccanti hanno sofferto perché giocando così non abbiamo grande fase offensiva, poi però nel secondo tempo li abbiamo raggiunti più spesso. Io credo che le pressioni loro non erano come quelle del primo tempo, credo che Genevieve quando è entrato a costruire da dietro ci ha aiutato nel palleggio e avevamo più coraggio nel rischiare le giocate. Il primo tempo forse l'abbiamo buttata molte volte che forse andava a giocare, ma d'altronde il lavoro che hanno fatto è un grosso lavoro, non è che, cioè loro hanno dato tutto quello che potevano e dovevano. Io credo che loro hanno fatto la partita che dovevano fare, chiaro che incontravano una Reggiana secondo me che è consapevole delle sue capacità e credo che sia giusto così. Partita perfetta di Sacchi, però abbiamo difeso bene, anche se eravamo un po' bassi il primo tempo abbiamo difeso bene, abbiamo rischiato poco o nulla, qualche uno contro uno magari non l'abbiamo fatto con la giusta aggressione, però è stato un primo tempo basso ma equilibrato. Il secondo tempo invece eravamo un po' stanchi anche noi a centrocampo, abbiamo fatto due cambi a centrocampo e uno in attacco, però abbiamo una rosa che ci permette anche di gestire queste cose. Che cosa le è piaciuto oggi della sua squadra e che cosa non le è piaciuto invece nell'arco dei 90 minuti? Non piaciuto niente, perché nell'arco dei 90 minuti secondo me la squadra ha dimostrato di avere attributi. Secondo tempo mi è piaciuto molto perché ogni volta che giocavamo potevamo creare qualcosa di pericoloso. Vediamo, adesso c'è il ritorno che è anche pericoloso quello e dobbiamo stare attenti perché questa è una squadra che quando parte in contropiede ci fa male. Vediamo come siamo messi domani, dopodomani, domani partiamo domani, quindi non faremo allenamento,
dobbiamo fare un po' tutto il punto della situazione, se ci sono problemi fisici, chi è stanco, chi è meno stanco, però ripeto, abbiamo una rosa che ci permette, anche consapevolezza che possiamo fare anche dei cambi senza soffrire troppo.